Ci sono tantissime soluzioni e tantissime tecniche che si possono applicare per mostrare un prodotto. Si può avere un approccio moderno, si può avere un approccio classico, ma se bisogna colpire un particolare target, questo va studiato alla perfezione prima ancora di decidere con che stile andarlo a colpire. Prendiamo questo caso, una scarpa elegante adatta ad un pubblico giovane. Il segreto di questi progetti è sempre il read the room. Il segreto di questi progetti è sempre reading the room, leggere la stanza, leggere il contesto che vogliamo andare a colpire. In poche parole, qui serve una promozione veloce, da essere utilizzata magari come pubblicità in un video di YouTube, quindi deve essere con colori vivaci, testi ben visibili, un impatto immediato su chi osserva. Quindi cominciamo con l'inserire un effetto pennellata con un colore vivace ma non troppo acceso, e ora giù di texture. Sono scarpe di tela, quindi niente meglio della tela. Lo facciamo diventare un po' più scuro in modo che sia soltanto lo sfondo e nulla più, non prenda insomma il sopravvento sul nostro prodotto, e ora lo integriamo con il nostro video di pennellata ed ecco una bella combinazione per una transizione d'entrata ad effetto. I colori sono un buon contrasto e attirano bene l'attenzione, quindi perfetto, e adesso che abbiamo lo sfondo passiamo a inserire elementi grafici di corredo in modo da contestualizzare al meglio quello che abbiamo. Facciamo un bel cerchio, lo mettiamo qui sul lato e poi vogliamo che si ingrandisca ma con un movimento armonioso. Usiamo le curve per rendere i movimenti fluidi e ne mettiamo due, occupandoci poi anche dei colori perché deve essere rivolto a un pubblico giovane, quindi niente meglio che sfumature tra colori ad alto contrasto come ad esempio arancione e viola. Ora prendiamo la foto del nostro prodotto che è stata già scontornata dal nostro reparto fotografico, e l'idea principale è quella di agire tramite sagome di colori diversi, quindi iniziamo con lo stesso colore della pennellata, questo giallino. Gli diamo un movimento uniforme e poi creiamo la seconda utilizzando il colore di uno dei cerchi e staccandola un po' dall'altra. Infine mettiamo la nostra scarpa che così è incorniciata più o meno da se stessa. Ora le scritte. Questo video dura poco, quindi non mettiamoci a scrivere un romanzo, anzi più siamo didascalici e meglio è. Quindi usiamo un font bello pieno, aggiustiamo bene i movimenti perché siano fluidi con le curve. A volte non è necessario fare le cose troppo complesse, specie se poi il video deve durare poco. Quindi ancora qualche dettaglio, il prezzo e poi è tutto pronto. Cromaticamente tutto coordinato, i movimenti sono semplici e fluidi e il tutto per una clip di pochi secondi. Non so quanto ci abbiamo messo, ma di sicuro avete visto che il video è stato velocizzato. Ma ne è valsa veramente la pena? Beh, per il cliente sì.